100.000 poeti. 100.000 poeti per il cambiamento. La prima conferenza mondiale del movimento a Salerno per tanti motivi. Io credo che la cosa più bella è che questa città possa respirare di interrazialità, di culture differenti, tantissime culture differenti, poeti provenienti dai paesi più disparati. E dicendo questo, purtroppo il mio sorriso si spegne, perché abbiamo avuto tantissimi problemi diplomatici con le visa, con i visti, con i poeti che appartenevano a paesi come Egitto, Afghanistan, Ghana e tanti altri. Questo ci ha fatto riflettere e ci fa essere anche tristi. Siamo tristi, ne abbiamo discusso stamattina di questa cosa, anche su come operare per poter sbloccare queste situazioni, che sono situazioni di razzismo, sono situazioni di razzismo anche culturale, perché vietare a poeti di raggiungere i propri fratelli poeti che si radunano in una città per la prima volta, forse per la prima volta nella storia. Per l'architettura, per esempio, succedeva, no? C'erano i famosi CIAM, ad esempio, per la poesia non lo so. È qualcosa anche di così poco accademizzato, nel senso che ci sono professori, ci sono poeti graduati, c'è Michael Castro, prima. Qui voglio dire, il movimento è bello anche perché è vario, è colorato, ci sono attivisti, artisti, poeti, editori, è variopinto. Ed è bello, questa è la bellezza, questo dà speranza. Infatti quello che vorremmo anche costruire è la speranza, non per vivere nella speranza, ma vivere per costruire una speranza, che credo che per i valori di oggi sia un messaggio bellissimo. Qui Salerno diventa una città internazionale ad altissimi livelli e con partner la Fondazione Alfonso Gatto, come media partner Il Mattino, abbiamo avuto il sostegno del Comune di Salerno con questa bellissima location che tra l'altro ospiterà in questi giorni anche il Literature Festival, il programma dell'Erasmus Plus che la Fondazione ha vinto e sta curando. Qui sono anche interconnessioni, perché non c'è solo 100.000 poeti, c'è anche il Literature Festival. Io credo che sia questo il meccanismo bello, il dipanare dalla complessità per arrivare a qualcosa di positivo.